abbiamo lasciato la situazione molto caotica e molto incerta. Per fortuna il sistema paese ha funzionato, perché abbiamo recuperato anche più di quello che erano gli obiettivi prefissati. Devo dire che il fatto che il Conse sia riuscito a rientrare sano e salvo e che il numero di civili afghani rientrati è ben superiore alle aspettative è stato un grande successo. Il giorno degli attentati come l'avete vissuto? È stato scioccante, ma devo dire che per fortuna eravamo stati avvisati e il Conse ha opportunamente deciso di sospendere le operazioni di recupero, e questo ci ha, devo dire, probabilmente salvato la vita, perché era esattamente il luogo dove noi andavamo per recuperare i civili afghani. Abbiamo partecipato a una commemorazione degli americani in onore dei caduti. È stato un momento molto emozionante, molto commovente, e ha colpito tutta la base. Conoscevate personalmente alcuni dei caduti? Avevate avuto dei contatti con quel contingente? Avevamo avuto dei contatti per il semplice fatto che insieme a loro eravamo presenti lì, nei gate. Insieme a loro lavoravamo per il recupero, l'individuazione e il recupero di questi civili afghani. Quindi molti di loro li abbiamo visti nei giorni precedenti fare quel lavoro che stavamo facendo proprio quando è avvenuto l'attacco. Avete avuto paura in questi giorni? Sì, abbiamo avuto paura. Abbiamo provato a gestirla. Credo che il fatto di essere qui tutti insieme è il risultato che dimostra che ci siamo riusciti. Siamo addestrati per questo, è chiaro. Non si può essere pronti alla realtà. La realtà è sempre peggiore dell'addestramento. Però, ripeto, i miei uomini si sono comportati in maniera eccezionale. Non si sono mai tirati indietro, anzi, mi chiedevo di poter andare ulteriormente a lavorare senza sosta, veramente senza sosta. Per cui posso dire da comandante di essere fiero di loro e di tutto quello che hanno fatto. Cosa porta con sé adesso che è tornato in Italia? Ovviamente le immagini a cui ho assistito, le persone che ho incontrato. Mi permetto di dire però che il momento più soddisfacente è stato quando saliti sull'aereo, i colleghi dell'aeronautica ci hanno accolto ringraziandoci per quello che abbiamo fatto. È stato un bel momento di coesione nazionale che ha fatto bene a tutti noi, che ha spazzato via la stanchezza. I civili afghani, avete avuto modo di avere degli scambi con loro? Vi hanno ringraziato? Assolutamente. Noi una volta che li recuperavamo rientravamo presso il centro di raccolta, cercavamo di assicurarci che stessero nelle migliori condizioni possibili, e devo dire che i colleghi dell'esercito hanno fatto un lavoro eccezionale lì nella messa in atto del centro di raccolta. Ci riconoscevano, ci salutavano, ci volevano abbracciare, chiedevano le foto. Con i bambini abbiamo cercato di essere il più umani possibili, ci togliamo il metto, togliamo le armi. Spero che loro possano avere un bel ricordo e spero anche che noi possiamo rincontrarli in futuro.